Allora, cosa facciamo stamani? Andiamo? Allora, cosa facciamo stamani? Facciamo prima, partiamo da un albero, facciamo un'analisi progettazione tradizionale e poi andiamo dentro SolidWorks e vi insegno a vedere come SolidWorks mi permette di fare una simulazione di resistenza meccanica. Cioè, come si può all'interno di SolidWorks verificare la resistenza di un componente, analizzando gli stati di tensione e gli stati di deformazione. Vi farò vedere quali sono gli effetti che influenzano fortemente lo studio in simulazione, perché effettivamente, come vedremo, lo studio in simulazione è fortemente influenzato da tutta una serie di parametri di preparazione allo studio, che se non c'è conoscenza vera di ciò che realmente accade, anche nell'analisi dei risultati, si rischia di prendere un abbaglio. Quindi fare una simulazione numerica che permette uno studio di progettazione comporta comunque l'elemento base della conoscenza teorica del problema. Chiaro? Quindi sapere veramente come la si esegue. Allora, partiamo quindi da uno studio tradizionale, come abbiamo visto più volte. Supponiamo di essere in presenza di un albero, avere fatto lo studio dinamico-cinematico e le scelte progettuali corrette che ci hanno portato a ricavare gli step di progettazione che ben conosciamo. Quindi abbiamo un albero con un vincolo su uscinetti, una cerniera e un carrello e un carico. Carico che proviene da uno studio del componente, mettiamo sia dovuto a una ciglia trapezoidale con un precarico, una catena, una rosa dentata. Da uno studio, no, rosa dentata è un po' più complesso. Da una ciglia trapezoidale venga fuori questo carico qua, va bene? Conosciamo il layout perché siamo noi, abbiamo progettato l'albero e sappiamo dove la vogliamo calettare. Quindi conosciamo queste distanze, va bene? Che saranno 200 e 100. Un'altra cosa che conosciamo, che è, diciamo, attraverso lo studio di una chiavetta, la lunghezza della linguetta e quindi la lunghezza della boccola con cui io metto la puleggia. Mi seguite? Cioè, voi avete la puleggia, mettiamo avete una trapezoidale, no? Avrete sicuramente anche la parte che riguarda la parte che si aletta sull'albero, va bene? E chiaramente l'L di questa è influenzata dallo studio della chiavetta e della linguetta. In base all'oppio sorgente voglio garantire, a differenza di questa parte in alto, che dipende dal tipo di cinghia che scelgo, e quindi la larghezza questa qua, L1, è completamente indipendente dall'L questa qua. Ritorna? È perché come fai a tettoare la puleggia, tu avrai la parte esterna e poi la parte sull'albero. La parte va sull'albero in dipendenza, lo studio di questa parte della rossa è indipendente dallo studio della parte viola. Sono due studi diversi. Questo Ma la dipende dallo parte studio. da chi se deve? La parte va il collegamento sull'albero in base alla linguetta che ci devo mettere. Ma è della puleggia. È della puleggia, però dipende dall'albero, dipende dal diametro dell'albero e dipende dallo studio della linguetta o di sistema di allettamento, dalla lunghezza di profilo scanalato. E questa è tutte le pulizie. Sì. Te che avviene, tu compri una puleggia, tu compri la testa e il cuore, questo qui è grezzo, tu lo devi finire con il ciclo di lavoro. Chiaro? In base alle esigenze dell'albero e del sistema di trasmissione, sono scelto. Se chiavetta, se linguetta, se profilo scanalato. Se spina, chiaro? In base al tipo di calettamento sull'albero. Chiaro? Questa roba tanto la dovete avere chiara. Allora, un'altra cosa importante che verrà dallo studio dei Uccinetti è il B di cuscinetto, che qui ora omettiamo, diamo per scontato, ma che comunque dallo studio del cuscinetto vi deriva, va bene? Una volta che avete studiato l'albero, prendete il cuscinetto e avete un certo B. Ritorna? Tutto chiaro per ora. Questa roba voi dovete avere chiarissima, eh? C'è l'albero, quali sono gli elementi che si alloggiano e quali sono le interfacce che vi ostringono
le scelte progettuali, cioè voi quando disegnate l'albero, il layout dell'albero li sapete. Dove stanno gli uncinetti, dove sono ubicati, che larghezza hanno, dove va la ruota dentata o l'eventuale puleggia, in che punto va, quant'è la larghezza della parte d'abbraccio per bloccarla assialmente. Ma la larghezza della roba dentata sono allo studio. Allora, la larghezza in alto dipende dallo studio Lewis e usura, IB. Quindi c'è una In porta. basso dipende dallo studio del calettamento, secchiavetta, linguetta, profilo scanalato, che ha una L indipendente. Cioè sono due L diversi. Una è legata allo studio di dente. Te quando studi il dente studi la testa della ruota, non il corpo, non la parte centrale. La parte centrale la studi con i calettamenti. Tant'è vero, se tu compri un componente, ora, se tu lo fa tutto, ma se tu compri da commercio una ruota dentata per puleggia trapezoidale, il corpo non è dimensionato, lo dimensioni te. Cioè, vedete, questa parte qui è completamente da fare, è un semilavorato, dipende dallo studio di progettazione che tu fai. È chiaro, già ti consigliano, cioè, se tu hai un albero di 40 o tu ci metti una puleggia così, perché se no tu ce lo fa nemmeno il foro. Chiaro? Ma qui c'è scritto, si suppone che il componente dimensionale valutato centralmente su un albero di lunghezza. Allora, chiaro, tutto chiaro. Quindi a questo punto che cosa faccio? Vado, quindi queste osse le devo sapere. Vedete, qui lui si è fatto una larghezza. Non è detto sia così. Te qui andrà a fare una lavorazione per spianare, per togliere questa parte qua. No, tu la andrai a stringere in base alla tua linguetta. Non è che lui ti dà il semilavorato, te puoi fare la lavorazione della Ma si boccola. può Questa si chiama decidere. boccola. È una boccola, no? Ci fai la lavorazione per fare la chiavetta alla linguetta, mettiamo. Sapete come si fa la lavorazione per fare la linguetta lì fuori? Bravo. Oppure? No, la presa nel foro no. Nell'albero sì, ma qui no. Con la strozzatrice. La differenza tra una bruciatrice e una strozzatrice è che la strozzatrice è un utensile universale. Ha bisogno di più passate e più tempi di lavoro. La broccia è un utensile a modulo, si dice. Cioè, ogni chiavetta ha il suo utensile. Quindi più costosa solo per volumi di produzione più elevati. Ma la strozzatrice mette da risultato I tutto il profilo scanalato è una serie di sede per linguette chiavette. Va bene? quindi la L grossa si decide noi. Tu la decidi te sulla base dello studio di calettamento. Se è profilo scanalato, se è chiavetta, se è linguetta. Cioè, nel senso, sulla puleggia, nella boccola, oltre comunque ad aumentare il diametro interno, in casa la posso anche accorciare, È chiaro? tipo una cavura per Bravo. basso. Un lavoratore di faccia, intorno. Una sfaccettatura. Chiaro? O poi se lo mette di fresa, sta sulla fresa e tu lo fai di fresa. Allora, ci si va? Allora, a questo punto io so tutto. Chiaramente io qui, diciamo, già fo finta di averli fatti, se no stamattina non si riesce a vedere tutto. Supponendo che questo sia di 30. E supponendo che il cuscinetto B sia di 10 o di 5, va bene? Mettiamo o di 10, va bene? Ok? A questo punto posso fare lo studio dell'albero tradizionale. Allora, queste grandezze a me non mi cambiano lo studio, perché per me la reazione vincolare è in un punto. Ma se io un solido divorzio in simulazione metto la forza senza dargli la superficie, lui va in tilt. Perché la forza applicata in un punto crea la pressione infinita e quindi il sistema mio non mi converge. Quindi io un solido divorzio gli do dalla superficie su cui la forza agisce. Chiaro? Poi lo vedremo. Se non gli do la superficie, gli do il punto, lui va in tilt. Mi dice che la soluzione non converge. Perché non vi dimenticate, tutti i sistemi di simulazione sono sistemi fatti con equazioni matematiche che studiano all'interno della shell, della cellettina, l'andamento della funzione matematica attraverso operatori matematici di derivazione e integrazione. Chiaro? Quindi segue la legge di Hooke e via dicendo, ok? Però se non gli do il punto d'appoggio, la forza all'infinito lo va in tilt, perché lavora con sigma, con le grandezze di Newton su millimetro quadro. Allora, fatto questo, fa lo studio. Ormai questo, diciamo, siete bravi. Step 1, calcolo reazioni vincolari.
Va bene? Quindi troverò VA e VB. Questo mi raccomando, ragazzi, a memoria, eh. Voglio, se venite all'orale avere dubbi, non venite. Questa roba la dovete mangiare come senza nemmeno battere il ciglio. Sulla parte assiale non c'ho risultante, quindi lungo Y, in momento RX non mi dà contributo perché non ho componenti. Il momento momento flettente farò, supponiamo di metterlo in A, va bene? A uguale a 0. Sarà, questo non mi dà contributo, sarà 10.000 per 0,2 uguale, perché è opposto, a VB per 0,1. Va bene? Sì, ho ragione. Ok? Quindi, VB uguale a 10.000 per 0,1 fratto 0,3, che mi va a dividere per 3, fa 3.333 newton metro. No, c'è un Come 0,2? no, perfetto, 10.000 meno 10.000 del 01 per 0. No, sì, 0,2. 6.000. Così. Va bene? 6.666. Qui, VA. Cioè, nel senso, deve essere 10.000 meno 10.000 Non per meno, 0. divido e basta. Ho capito, ma poi sopra si riporta. VA è uguale. 10.000 meno questo, quindi è 3.333 newton. Va bene? Queste sono le due forze, quindi sostituisci, il segno va bene. A questo punto ci fa lo step 2. Lo step 2 disegno l'albero, riporto i valori. Conce elementare. Taglio. Sforzo normale. E momento flettente. Ah, quassù dallo studio conosco anche l'opera da trasmettere. Che dipende dallo studio cinematico, mettiamo sia la ruota dentata, supponendo il motore sia qua, va bene? Oppure l'utenza sia qua, va bene? Comunque, la coppia motore va da questo punto a questo e vale 510, e te vale 100, mettiamo newton metro, va bene? Questo diciamo che è dallo studio che ho fatto, va bene? Quindi a questo punto riporto lo sforzo normale, nulla. Lo sforzo normale nulla. Lo sforzo di taglio sarà positivo 333. Arriva qui, va a 666 e posa a 0, va bene? Quindi c'ho il punto A, punto B, punto C. Il momento flettente l'ho appiccicato troppo, lo stacco. Ctrl I, Ctrl V. Il momento flettente è positivo, perché lo guardo da questa parte, ha un andamento triangolare. Qui è C, e il valore sarà 333 per 0,2, quindi 666 newton metro. Prof, scusa se la interrompo, sbaglio l'ultima parte. Lei c'ha mia Emanuele. Scaldini ce l'ha, perfetto. Allora,
Io qui cosa faccio? A questo punto devo fare la piazza urgente. Sarà così e il valore è 100, va bene? Newton metro, ok? La sezione critica è certamente la sezione C, va bene? Ok? Sezione C che avrà forza normale N200 uguale 0, taglio uguale 666.666 newton, momento flettente. Eh? Sì, vabbè, meno, ma tanto si trascura, cioè in questo studio per ora si trascura, quindi però è giusto è meno. Momento flettente più lo disegniamo male andava sotto, però vabbè, cambia poco perché parte fibre tese sotto, quindi era sotto. E coppia sorgente 100. Allora, a questo punto, l'hanno detto dai Caldini. Step 3. Lo step 3 è quella scelta di materiale. Supponiamo di scegliere un C40 con un sigma d'800. Supponiamo di voler considerare un coefficiente di sicurezza 9, 1,5 più 6, oppure 1,5 più 4 fa 6, quella scelta nostra. Cioè, dipende, se si sceglie C1 uguale a 1,5, C2 uguale a 6 è 9, se lo prendo 4 viene 6. Ok? Quindi sigma ammissibile è 800 diviso, dipende quanto di margine di sicurezza voglio. Va bene? Se lo divido per 9 fa. Ma il C1 lo si dice sempre che è sempre un livello, ma perché? Perché? Allora, ve l'ho spiegato. L'andamento degli acciai, soprattutto delle proprietà dei materiali, è campo elastico, estremamente campo plastico. Noi prendiamo questo valore, però noi lavoriamo sempre in campo elastico. Chiaro? Quindi per andare da questo punto a questo punto, dai sigma L, sigma esnervamento, ai sigma plastico, all'incirca è il sigma elastico, è circa il sigma plastico di rottura per noi, fratto 1,5 all'incirca. Ok? Per essere in questo campo qua, che è il nostro campo d'utilizzo, perché noi materiale non lo sfruttiamo in campo plastico, perché altrimenti si deforma permanentemente. Chiaro? Tutto chiaro? Quindi 800 diviso 9 fa circa 88, metti 90, va bene? E questo è il valore ammissibile. A questo punto facciamo lo step 4, si trova l'emme equivalente. L'emme equivalente lo fai radice di 666 alla seconda più 0,75% alla seconda Newton metro. A questo punto si fa lo step 5, il D minimo, radice cubica di 32 per 672, fratto 3,14, pi greco per sigma ammissibile è 90. E viene. 72 per 10 alla terza. Sì, bravo, perché va fatto millimetri. E viene. 32 per 672 1230 fratto 3,14 per 88. Viene 42, va bene? Quanto 42,6. Viene tanto. Forse ho esagerato la doppia musica, però vabbè, andiamo avanti.
con la forza si No, riapre. perché viene fuori, ora dopo vediamo, nello studio che faremo, il coefficiente di sicurezza lo dobbiamo da noi. Vabbè, allora, quello è importante, quando la facciamo lo studio in simulazione, il modello è fondamentale. Perché? Perché una volta fatto lo studio, se voglio ripetere lo studio con diametro diverso, devo rimettere da capo a rifare il modello. Non posso modificare lo schizzo, perché devo rimodificare tutto, quindi non viene ricominciare da capo. Quindi ora non lo facciamo con un diametro, però poi se viene dobbiamo ripartire da capo, va bene? Sì. Per esempio, qui ora io ho preso 9, ma se qui invece di 9 prendiamo un coefficiente più basso, per esempio mi accontentavo di prendere un coefficiente 6 o addirittura 4, cioè 6 o 4, vediamo che veniva. Allora, 800 diviso 9 diviso 800 diviso 6 già mi viene 133. Se riposo il calcolo dell'albero con 133 e 37, cambia poco. Va bene. Mettiamolo prendere di 40, va bene? Quindi andiamo a fare uno studio con un albero di 40. Tempo da accanettare la chiavetta, la linguetta, quindi, però qui tanto si fa per capire il metodo, va bene? Più che la sostanza. Allora, partiamo in SolidWorks. Costruiamo il nostro modello partendo da questo layout qua che ci siamo imposti, mi raccomando. Quindi questo qui ve lo portate dietro. Strumento di cattura nuovo. Vi portate dietro questo. Allora, a questo punto che cosa fa? Mi costruisco il modello, parto dal piano frontale. Proprio spazio insieme costante. No, ecco, qui tu devi lavorare con le sezioni, perché devi separare le regioni. Dai. Separare le regioni. Quindi, parti dalla linea d'asse. Innanzitutto lo disegni. Fai la forma. La forma sarà cuscinetto, bloccaggio. Io fo tutti i sigari qui per semplicità. Anche la ruota, la caletto, i sigari. Per semplicità, e poi magari. E poi c'ho il cuscinetto. Va bene? Allora, cuoto. Ricordatevi che i sigari si vuota direttamente l'ingombro del componente, quindi qui si vuota 10. Qui si vuota 10, si vuota l'ingombro del cuscinetto, va Sì, bene? Qui si vuota l'ingombro della rosa dentata, scusate, della puleggia, che si vedete 30, che viene dallo studio della chiavetta e della linguetta, va bene? Allora, poi volendo vi tirate la linea d'asse e quotate 200 e 100, va bene? E la calettate correttamente sull'albero. Poi quotiamo Siger. Ora andrebbe preso la norma, io qui non ce l'ho, buon occhio.
Mettiamo sia 2,5. Va bene? Io ho occhio, io ve lo dico, perché qui ora avrebbe preso il manuale che ti dà il valore di sigaro con albero di 40. Non so perché ho visto lo cercavo. No, per pigliare la norma di ante larghi sigari. Qui dovete mettere qui il valore lì, va bene? Qui cosa fate? Uguale e li mettete tutti uguali, va bene? Qui fate la parametrizzazione. Dimmi. C'è numero di film? Sul salone. Ci siamo? L'abbiamo modellizzato. Ora che si fa? Esperti solidi, che si fa per fare l'albero? Si allungare, che si fa? Questo che Sì, ma deve allungare questo, dicevo, è lo guarda, schizzaretto. Questa lì. non importa, lo piglia uguale. Dovrebbe pigliartelo uguale, vediamo. Tu hai ragione, lo piglio uguale. Va bene? Questo è un albero brutto a livello progettuale, però per la scuola va bene, per fare il nostro studio. Cioè, brutto nel senso, queste anelli sigare chiedono giustizia perché sono. È come avvisare alla rottura l'albero, va bene, però l'unica cosa, cosiamo questo, cosiamo il diametro, Ma è che è forato? Faccia la sezione. È proprio così. Bello. fai pari chiuso. Funziona di sicuro. Se sei bravo. Quindi rendo collinari questi, ho il control. A questo punto sono pronto. Vediamo se invia la rivoluzione. Sì, lo so, ma l'ho messa la rivoluzione. Vai, andiamo a fare spesso. Ovvio, vediamo se l'ha presa, ha preso giusto. Ora sì, va bene? Ok, a questo punto io ho l'albero. Va bene? Vado a fare lo studio in simulazione. Allora, simulazione. Nuovo studio. Nuovo studio. Qui posso fare varie analisi. Addirittura posso fare la risposta in frequenza per vedere come vibra, i modi propri di vibrare. Ora noi lo studio in frequenza dei modi di vibrare non si è fatto, però è una cosa di ingegneria si fa. Studio topologico, va bene, per vedere la forma dell'oggetto. Studio progettuale, la termia, per vedere in caso di farfalle termiche come si deforma, se c'è un po' di vincoli. Cari di punta, fatica, non lineare. Ora non vediamo l'analisi statica normale. Poi volendo, se avete voglia, vi divertite a fare tutti i tipi di analisi, va bene? Però per lo studio già della tesina vi può bastare questo, è il limite della fatica. La prossima volta al limite ci vorrà anche la fatica, va bene? Oggi ci si ferma all'analisi statica. A questo punto si dà l'ok, si chiama analisi statica 1, si chiama Pippo, Pluto, quello che volete, gli date un numero, va bene? E qui, ok, a questo punto va a fare sotto il menu dell'analisi statica. Parte 1 è componente, la prima cosa è il materiale, dagli materiale, tasto destro, apri a modifica materiale. Lui vi dà una serie di materiali su cui voi lo volete fare, con tutti i valori, resistenza alla trazione. Questo sarebbe 700 perché è newton su metro quadro, è 10 alla nona, perché tra metro quadro, scusate alla sesta, tra metro quadro e millimetro quadro c'è 10 alla sesta, va diviso per 10 alla sesta. Va bene? Quindi, una volta scelto questo è sempre 723. Sì, vabbè, ma siamo a fare lo studio per capire, è difficile trovare il valore preciso, va bene?
Però più o meno questo è quello che ci va più vicino. Però anche qui uno si diverte, lo modifica e guarda, sceglie il materiale, fa lo studio, sceglie il materiale migliore in base alle proprie esigenze. Va bene? Allora, a questo punto che si fa? Seguite questo, le connessioni. Le connessioni sono se c'è delle viti, se c'è qualcosa che collega l'albero a qualcosa, ma in questo caso noi non lo mettiamo. Se ci fosse un giunto, bravo. Per ora qui lo facciamo semplice. Poi, vincolo. Allora, i vincoli per noi è pattino carrello. Possiamo entrare anche in cuscinetto, ma dovremmo fare anche la parte esterna e tutto. Se no, noi mettiamo un vincolo pattino carrello. Impostazioni del vincolo. Avanzato. Gli diciamo che è su sfacce cilindriche. Gli selezioniamo la faccia dove abbraccia il coso e gli diamo le componenti di vincolo che sono lo spostamento in verticale. E lo spostamento, vedete, quello orizzontale e quello in verticale. Va bene? Quindi, primo vincolo orizzontale, secondo vincolo, me l'ha preso, verticale, gli ha dato due vincoli. Sì, qui c'è la cerniera, quindi c'ha le due direzioni di vincolo. Di qua c'ha solamente verticale. No, quello l'ho già fatto. No, ho fatto un'altra parte, ho fatto un altro vincolo. Sono due vincoli diversi, sono due ragioni diverse, va bene. Quindi su facce cilindriche, gli dà la faccia e gli dici solo verticale. Ora non mi ricordo se è questo io o questo sotto. Infatti, non è questo, questo. Perfetto. Ok? Ora diamo carichi. Una forza. Mi raccomando, la forza va applicata sulla superficie, quindi l'applichi su questa. Gli dai il valore, 10.000 newton. E gli dai direzione. Eccola qua, direzione selezionata. Allora, per questo motivo gli devi dare la direzione, va bene? Quindi, vediamo se bisogna prendere un asse, non gliel'ho dato. Devi dare l'asse di carico, va bene? Allora, su questa faccia, piano, ti fai la direzione delle forze che scegli e agiscono sul componente, va bene? Esco. A questo punto, questo non capivo mai fare, mi va via lo studio, l'analisi, me l'ha fatta anche ieri. Non riesco a rientrare, questo è un difetto mio. Ora mi è rientrato. Bene, basta cliccare qui, riapre. Allora, carico, forza, gli dai la direzione. Questa qua, la superficie dove agisce, questa, e gli dai se ne va in alto o in basso, scegli te, questo è il cambio, gli dai se la direzione contraria.
qui, bravo, e il valore, bravo. È più breve di me. Vai. Bene, a questo punto vediamo le forze delle reazioni vincolari su uscinetti. Quindi, le aree esterne c'è anche reazioni vincolari, ricordatevelo. Allora, forza, e gli date sempre la direzione, la superficie, la direzione, sì, questo va bene, 10.000, qui gli date 333 era da una parte, no? Allargamenti gli ho dato di là. Qua selezionate la superficie, la della direzione. Me l'ha presa. No, non me l'aveva presa, non me la deve prendere. E qui è 666. Se tu stai a chiacchierare non ti basta. Vai, vai, fai che tu puoi fare. E questa è l'impostazione. A questo punto mi sembra, la parte importante, la mesh, quella vi dicevo, la mesh, perché lui, la mesh, lui ora divide tutto in pezzettini piccolissimi, e li fa tutti i calcoli. Andate sulla mesh, questo è il mondo. Ora io vi ve la fo vedere come l'anatomate, ma qui è un mondo, cioè è il mondo della simulazione, ovvero fare bene una mesh. Vuol dire come la piglia? Crea mesh. Questo è il mondo. Allora, qualità della mesh. Lui dà subito ottima. Volendo la potete specializzare. Cioè, dove voi vi aspettate ci sia maggiore sollecitazione, potete fare una mesh più raffinata. Perché il problema è la mesh? Perché la mesh condiziona tre cose: la complessità del calcolo, il tempo di calcolo e il fatto che comunque ci sono, soprattutto su componenti complessi, calcolatori di una certa potenza e non ce la fanno proprio, vi si blocca. Perché chiaramente per portare avanti tutti questi calcoli bisogna comunque avere calcolatori. Oggi diciamo calcolatori sono tutti molto potenti, ma già ai tempi quando lavoravo io, questo era un limite, se superava un certo valore. Dopo alla fine cosa ti dà? Ti dice che capacità di memoria ha bisogno, se il calcolatore non ce l'ha, ti si blocca. Chiaro? Però questa è la parte importante, cioè vedete i parametri della mesh. Che forma vuole la mesh? Se vuoi il triangolo, se vuoi la smussatura, cioè qui bisogna entrare in merito al programma, sapere benissimo i limiti nella creazione della mesh che si può avere nel risultato che ottieni e quindi raffinare la modellazione della mesh in funzione alle esigenze tua e di quelle che possono essere il tipo di calcolo che tu puoi fare. Non esiste il bene assoluto in queste cose ed è l'elemento più delicato. Qui noi gliela facciamo fare, lui se la crea, vedete, vi crea, questa è la mesh di calcolo. Voi immaginate in ogni nodo lui ci fa tutto un operatore matematico e trasferisce la funzione matematica di calcolo da un punto a un punto. Voi immaginate quanti calcoli fa oggi un calcolatore che fa questo. Chiaro? Come sto vedendo. Uguale. Anzi, questo è passato, ormai è vecchio. Bene, a questo punto siete pronti. Eseguo lo studio e va. Ora l'albero è semplice. Ho fatto un errore. Non ho messo. Vedi, lui mi ha già dimensionato l'albero diversamente in base a. Allora. No, Non ha messo il coefficiente di sicurezza. non ho messo il moto sorgente. Che è un'altra bega. Un altro cario. Allora, cario esterno. Allora. Dobbiamo mettere il momento sorgente. Allora, cari esterni. Torsione, allora la torsione dobbiamo dargli la
faccia. E la superficie dove agisce. Va bene? Senti. No, pensavo. Vedi ora, lui mi ha modificato già il diametro dell'albero. Penso, però questo me l'avevamo fatto. Quindi il momento dolcetto mi ha messo su due facce. Vado a prendere il carie esterno, torsione, e glielo do anche su questa faccia, mi raccomando, va bene? Ritorna. Ok, chiaramente deve essere opposto a questo di qua, quindi vado in direzione contraria. Bene, il valore, ci rientro dentro e ci metto il valore, va bene? Bene, ora dovrebbe fare lo studio e dovrebbe venire giusto. Perché Vengono troppo grandi spostamenti? Perché le forze in gioco rispetto alle sollecitazioni creano deformazioni troppo grandi. Quindi, qual è il problema? Studio di San Venant ti dice che certi spostamenti, per esempio, tu con l'albero molto lungo in relazione agli spostamenti in una certa direzione, cioè tu trascuri la contrazione, ad esempio, dell'albero. Chiaro? Cioè tu consideri solo che le forze che ti deformano l'albero nella direzione della lunghezza sono rilevanti rispetto agli altri spostamenti, ad esempio la riduzione di diametro, dove sei fatto, se un albero si deforma, si stringe anche, no? L'effetto Poisson. Se tu pigli un albero, tu lo tiri, si striziona anche. Questi visti sono rilevanti rispetto, cominciano ad essere percentualmente non trascurabili, tutto lo studio perde di significato, perché allora devi tenere conto dell'effetto di Poisson, cioè di fatto il componente mentre si allunga si striziona. Questo invece è l'effetto di strizione sullo trascuri in questo studio di San Venant. Lui fa lo studio di San Venant e lui si dice: attenzione, sono spostamenti troppo grandi. Quindi sto uscendo dal campo di. All'approssimazione, cioè l'approssimazione che sto facendo rischia di essere troppo rilevante. Chiaro? Tant'è vero, lui questo ieri non me l'ha fatto. Vorrei far vedere lo studio che ho fatto ieri, veniva meglio. Vedi, qui dà errori. No, perché. No, perché. Ma non li può levare, quello fa lui. Cioè, probabilmente qui ora io ho messo delle forze, magari avrei fatto lo studio, troppo, o forse ho sbagliato lo schizzo, me l'ha modificato. Allora, proviamo a rifare tutto da capo. Vediamo lo schizzo se me l'ha modificato, perché l'importante è se rifare da capo bisogna riportare tutto il calcolo, perché anche le forze non le riconosce più e tutto. Ora vedi, mi fa confusione sullo schizzo. Non mi fa nemmeno più rivedere. Si può fare così, si leva in ombra, ma non qui in questo caso io, se te lo fa bisogna analisi matematica, vediamo levare il materiale, vediamo se me lo fa levare, non te lo fa levare. Quindi bisogna ripetere lo studio. Bisognava aver salvato il modello prima di fare questo. Allora, ora vi può vedere quello che veniva fuori ieri. Perché ieri l'ho fatto, ovviamente, se non è che vengo improvviso. Probabilmente qui ho il valore materiale troppo, cioè qui bisogna aumentare il diametro dell'albero, va bene? Questo è lo studio che ho fatto ieri, che più o meno è uguale a quello che abbiamo fatto oggi. Sì, l'ho fatto qua. Come l'ha salvato? Vabbè. Non so come mai. Cioè, è stato un po' da... Proprio.
Nuovo studio. Ok, allora, tasto destro, applica materiale, facciamo da parte. Ok, applica. Fa lo schema tutto. Allora, pattini. Pattino avanzato. Soffitto cilindriche. Partiamo così, vediamo se me lo fa. Simulation, nuovo studio, analisi statica 2, parte, amplia materiale, diamogli l'acciaio di lega. Fregatene, fregatene che... No, non importa, metti l'usenza. Usenza scrivo. E va avanti. Faccio un rettangolo scritto usenza. Pattino, vediamo se ora me lo piglia. Pattino. No, ma come te su prolungamento congiunto. Ma chi è questo? L'avrò fatto io, ma me lo figlio. Ma questo anno ci mette per lo stampo. Metti il cuscinetto, il spalamento. Ah, e vediamo come si blocca. Non l'ho messo, perché tanto questo era l'albero, capito? Lo provai ieri, ma ora qui non me lo figlio. Non mi piglia nemmeno la... Non so come mai. Provo a riprendere l'analisi statica. Materiale. Vincolo. Forza. Qui. Grazie.
Terzo. Direzione contraria. Ok. Facciamo il momento sorgente. Torsione. Questa faccia. Questa faccia. 100. Questa faccia. Questa faccia. Direzione contraria. Ok. 100. Movimento sorgente. 100. Ok, ora dovrebbe andare bene. Vediamo se me lo fa. Mesh. Crea mesh. Ok. O vediamo se mi fa lo studio. E comunque, a parte gli spostamenti, si evidenzia, diciamo, il comportamento mostro. Analisi, questi sono gli spostamenti, in effetti la parte esterna mostra spostamenti eccessivi. Ovviamente le forze in gioco sono troppo grosse, allora l'unico modo guardiamo un attimo lo schizzo, allarghiamo la registratica, cancelliamo la registratica, prendiamo il modello di evoluzione, modifica lo schizzo. Che potenza hai? Che potenza hai? Allora, ripetiamo lo studio o cambiamo un attimo il diametro o prendiamo un materiale più performante. Prendiamo lo schizzo. Non
poi invece andavo, vabbè. Bello la verità, ma sta catena di magari se ne vendessero un privato del 10.000 ne vendo 24.000. Come cambiare le sollecitazioni questo eccessive. Ottimo. Avanzato. Sono cilindri. Proviamo solo senza mente sorgente, vedete se qui da noi. Mesh. Prima mesh. Grazie. Non è il momento del centro, è troppo grosso. Mentre è deleata la simulazione. Probabilmente c'è qualche errore, o è troppo lungo, non è troppo lungo. Ed ha spostamento troppo grande. Grossi le forti. Perché dovresti piccola volta? E questo per... Era che...
cambio le forze, le diminuisco, lo studio va bene, quindi è la presenza delle forze rispetto alla dimensione dell'albero che crea effetti indesiderati, diciamo, riducendo la forza, mettendo la forza di grandezza più bassa, ovviamente viene tutto molto più, diciamo, chiaramente gli spostamenti vengono minori e riesce meglio a fare il calcolo. Giusto, così. Perché la voce quando fai l'assesso? Non hai aggiunto il momento torcente. No, vai. Cantelle, ma fa un giorno, forse almeno di questa roba. Non l'aprire via. Apri. In effetti, se mescolo le forze gira. Se mescolo le forze gira. Però vogliamo rimetterci un momento sorgente. Sì, perché chiaramente noi, sì, quando si fa lo studio nostro, si trascura le deformazioni, si ha solo le sollecitazioni. Lui probabilmente nel calcolo, se gli spostamenti sono troppo grandi, non riesce a far convergere la soluzione. Qui sono problemi delle... Questi sono problemi della, delle simulazioni. Per esempio, tutti questi problemi. Non tu capisci mai qual è il problema. Pensavo fossero tipo quella da proviamo una soluzione per l'amore. Sono uguali. Ok. Comunque sono le forze che prendono con lo studio effettivo. Mentre è troppo lungo, crea dei spostamenti troppo grandi.